Perché abbiamo voluto presentarvi questa sera la nascita di Castellina? È un po' di tempo che pensavamo a questo evento, ma l'input che ci è stato dato da due escursioni che abbiamo fatto con il CAI, la quale mi onoro di rappresentare. Queste escursioni riguardavano le contate abbandonate e il centro storico di Bugnano. Bene, in queste escursioni abbiamo portato più di 100 persone per volta. Questi due eventi sono stati caratterizzati con una maestria dalla Giovanestra, la quale, oltre a dare sempre la sua disponibilità, ha fatto rivivere entusiasmando la storia di questi luoghi. E in una di queste escursioni, parlando con lui, gli ho chiesto esplicitamente se si poteva organizzare qualcosa del genere sul passato di Castellina. Perché se non ci fosse stato il passato, non c'è il presente, ma soprattutto non ci sarebbe il futuro. Come al solito, non ha saputo dirmi di no, e per questo ho sentito caso da parte dell'associazione socio-culturale di conoscenza. Cito soltanto un breve motivo, perché se no siamo qua a parlare di professori, comunque solo pochi minuti. Innanzitutto è un architetto, mi sento la laurea di architetto, che io lo chiamo da amico, che ci conosciamo da oltre un ventennio, e gli amici non territorio, gli amici si fanno. Allora, è stato architetto e direttore, è stato, perché adesso è in pensione, perché lui lavora per lì, cioè adesso, ma va, lui è stato architetto, direttore e coordinatore presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise. Tra le attività professionali ricordiamo, dal 1982 al 1997 ha curato e diretto i lavori di restauro del complesso archeologico di Sevinum a Viglia per 15 anni. Nel 1989 ha curato e progettato e restaurato presso architettonico ex episcopio chiesa di Sant'Erasmo Martino nel comune di Boiano. E quindi con le due escursioni stavo vedendo più. Poi nel 1995 ha fatto il progetto e il restauro del castello romano di Civita Superiore in Boiano. Sempre nel 1995 ha progettato e restaurato la chiesa di Sant'Erasmo, la chiesa dell'Eremo di Sant'Egidio in Boiano. Nel 1996 progetto e allestimento del museo documentario della città romana di Sevino. Con un decreto del direttore regionale del Molise è stato incaricato alla vice direzione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise nel 2007. Sempre nel 2006 e 2007 ha progettato e restaurato la Badia di Santa Maria in Monte Verde di Vignatura. Nel 2007 e 2011 progetto e restauro un settore dell'anfiteatro romano di Venafro. Nel 2010 e 2011 progetto e restauro delle strutture murarie del castello normale di Cinque Superiori. Come attività didattica, nel 1999 ha svolto attività di coordinamento per un corso di aggiornamento e educazione al patrimonio culturale della Molise destinato ai capi di istituti e docenti di ogni ordine e grado della provincia di Campobasso.
Nell'anno accademico 2006-2007 ha avuto l'incarico di docenza di storia del territorio e degli insediamenti urbani presso l'Università degli Studi del Comizio. A seguito di tutti questi eventi, con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2005 è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere all'Ordine al merito della Repubblica Italiana per i particolari meriti acquisiti all'indipendente e amministrazione. E non si è fermato qua, ho pubblicato diversi libri, ne citiamo soltanto alcuni, che sono come al solito 4-5 pagine. Centro storico di Camogliano, presenza monastica del territorio poianese nel 1985, nell'87 la viabilità romana del Parco Imperio tra Goiano e Sivino, sempre nel 1989 i primi interventi di restauro del complesso architettonico ex episcopio Santa Maria di Santissimo Erasmo Martini, e sempre nel 89 le prime fasi di restauro della chiesa di Santa Maria a Monte Cerce Maggiore, nel 94 recupero dell'edilizia rurale ad Artiglia, nel 95 la chiesa di Santa Cristina nella discrezione del 1729. Poi nel 95 sempre breve notizie storiche sulla cattedrale di Boiano fra i secoli XV e i secoli XIX. Nel 98 Boiano gli edifici religiosi tra i secoli XI e XX secolo. I parchi archeologici e naturalistici del Malese, delle tematiche del territorio rurale, di fronte con le esperienze degli US a cura di Matella Ciardea, Campo Basso 2000. Ha curato ancora l'antica cattedrale di Boiano, sempre nel 2000, e ancora Boiano, nel 2001, un castello normanno di Cinque Superiori. Il centro storico in Altrattura al Matese, in collaborazione con Giancarlo De Benedictis. La chiesa di Santa Maria della Croce in Cerce Maggiore nel 2002. La presenza degli ordini monastici cavallereschi nella diocesi di Boiano nel 2007. Nel 2009 l'origine della moderna simbologia a scala di Nicola Fiume Marino della Torre. Nel 2010 il civile di Boiano, la storia di Castello Monisano e le fortificazioni del Molise sul tratturo del Castello di Valmiera. Ancora nel 2010 la Badia di Santa Maria di Montenegro e il Castello sono tutti in Piattura. Io ho sentito come la città foresta, non so fare niente. Io farò un brevissimo excursus storico di questa borgata, volendo ricordare a tutti che Boiano purtroppo è stata la città che più di ogni altra nel Molise ha patito la dispersione dei suoi beni culturali. E adesso io vedo nel pubblico molti amici e studiosi che si stanno sforzando anche insieme a me di ricostruire un po' questo grosso mosaico della storia di Boiano, perché purtroppo quello che ci era stato tramandato dai nostri anni è andato perso a causa di eventi che possono essere delle morti di alluvioni e anche a causa purtroppo dell'uomo che più che dell'uomo del feudalismo è stato per noi benedetto, perché non ha dato la possibilità ai personaggi di cultura di Boiano di poter ampliare le conoscenze e scrivere come è stato fatto per molti altri comuni del Molise la storia di questa città. L'unico che ci ha provato e purtroppo non è riuscito a concretizzare con una pubblicazione è stato Crescenzo Gentile, il quale ci ha lasciato un manoscritto da cui noi abbiamo attinto molte cose. Oddio, quello che diceva Crescenzo, lo chiamo Crescenzo perché era un mio antenato, lontano parente, ha dato degli spunti, molte volte però
dicendo delle cose non precise, perché lui non seguiva un metodo scientifico nelle sue ricerche. Siamo all'inizio del Novecento, quindi ancora non era molto sviluppato questo tipo di attività. Noi altri, vedo i miei amici che stanno in platea, abbiamo un metodo un pochettino diverso, e cioè quello di andare direttamente alle fonti delle notizie. Per cui quello che vi racconterò, perché questa non è una conferenza, diciamo che un incontro tra una persona che ha letto qualcosa che racconta quello che ha letto a le fonti mi sono basato io, sono molto importanti ed erano sconosciute fino a qualche tempo fa. Faccio riferimento in modo particolare ai registri canonici. Dici, che sono i registri canonici? Noi abbiamo avuto un vescovo apuliano che si chiamava Fulgenzio Canonici, intorno al primo ventennio del 600, il quale, come tutti i vescovi, come tutti gli ecclesiastici in quel periodo, stiamo dopo, appena dopo, voglio dire, il Concilio di Trento, aveva bisogno di recuperare tutti i beni e tutte le decime che erano andate disperse negli anni passati. Allora diede ordine ai suoi ecclesiastici, ai suoi archivisti, di ricomporre un po' le pergamene, ridurre in registri, cioè fare il riassunto di queste pergamene e metterle in un volume. È un manoscritto interessantissimo che parte con documenti che vanno dal XI secolo fino al 1628, quando viene redatto. In questi documenti per la maggior parte riguardano problemi, diciamo, economici, però l'occhio vigile dello studioso, oltre a leggere quelle cose là, legge anche altre cose, per cui siamo venuti a conoscenza di certi fenomeni, di certi eventi che sono successi a Boiano che ci erano sconosciuti. Un'altra fonte da cui si apprendono notizie importantissime sono gli archivi di Monte Cassino, gli archivi del monastero di Monte Cassino, gli archivi del monastero di Monte Vergine, gli archivi dei Celestini. I Celestini ne parlerò un po' più diffusamente dopo, che hanno avuto un'influenza veramente eccezionale, specialmente per Castellina. E poi un'altra fonte che per fortuna si è salvata a Boiano è il catastronciario del 1744. Questo catastronciario è stato redatto sempre ai fini economici per il pagamento delle tasse. E la cosa bella è che per ogni famiglia venivano descritti non soltanto i possedimenti, ma anche la formazione delle famiglie. Da questo abbiamo ottenuto che la maggior parte delle persone della popolazione boianese abitava a Boiano, non abitava a Forlì. Allora, fatta questa premessa, iniziamo subito a fare un accenno sulla storia di questo territorio. Allora, questo è un reperto importantissimo perché ci dà una indicazione sulle prime popolazioni che hanno abitato questo territorio. Stiamo in un periodo addirittura antecedente al periodo sannitico. Potremmo parlare degli Opici. Questa è una tomba, insieme a un'altra che vediamo, per adesso vediamo questa, è stata rinvenuta qua a Castellone.
Siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo. Questo qua è un disegno di un'altra tomba. Lo scavo fu eseguito dalla sovrintendenza nel 1981 e io, per fortuna, essendo amico dell'archeologa che faceva questa cosa, sono stato presente a tutta la fase di scavo. Quindi siamo in un periodo antecedente all'insediamento sannitico. Insediamento sannitico che ha bisogno di qualche delucidazione. Fino ad oggi abbiamo pensato che le città sannitiche venivano costruite sulle alture. Infatti la maggior parte degli insediamenti sannitici noi li vediamo là, però non si tratta di città, si tratta di recinti o degli oppida, come dicono gli archeologi. Io non sono archeologo, quindi non so dirvi proprio in particolare come è organizzata la cosa, ma si dividevano in queste cinte murarie in alcune, e poi ci stavano le cose più importanti, che erano le città. Le città erano, come dire, il punto di confluenza di tutte le attività economiche che si svolgevano sul territorio. Vi faccio un esempio di come può nascere una città. Molti di voi sicuramente avranno visto i documentari in televisione, no? Dove fanno vedere queste mandrie allo stato brado dell'Africa, no? Che si spostano da una parte all'altra del territorio e seguono sempre la stessa strada. Non si spostano mai dal percorso che hanno fatto la prima volta. Perché questo? Perché evidentemente quella strada era la strada più breve per arrivare all'acqua, per arrivare ai pascoli. E quindi quelli che noi chiamiamo i frantumi non sono altro che la conseguenza di questi spostamenti di mandri allo strato brado verso i pascoli e verso le acque, quindi nel nostro caso dall'Abruzzo alla Puglia e viceversa. Quando l'uomo ha capito che cacciare questi armenti o questi animali era faticoso, perché bisognava correre dietro, cacciare, a un certo punto visto e considerato, perché non li alleviamo? E allora hanno incominciato ad allevarli e hanno seguitato a fare quello che facevano gli armenti allo stato prato, cioè con la loro mandria si spostavano nei periodi giusti. E quindi quando loro si spostavano e avevano bisogno di fermarsi, avevano bisogno di fermarsi in luoghi dove c'era l'acqua, per esempio, o dove c'erano i tempi per pregare, o dove c'erano i bordelli, o dove c'erano degli spiazzi dove potevano, come dire, scambiare i prodotti derivati dagli animali, con le vasellame e compagnie, e avevano bisogno anche di riposare, quindi delle taverne. Poi pensate che, facciamo l'esempio di Poiana, Poiana c'era l'acqua, c'era la possibilità di fermarsi, c'erano i templi che erano stati costruiti proprio per queste esigenze che avevano i pastori transumanti. Intorno a questi primi nuclei di accoglienza, poi naturalmente chi ci abitava aveva bisogno anche di fare anche altre attività, no? E quindi la città si è espansa, è diventato un vero nucleo urbano. Dove erano queste città? Generalmente erano in pianura, non sulle montagne. Sulle montagne si andavano a rifugiare quando pascolavano, oppure nei periodi in cui dovevano difendersi da qualche popolazione che voleva invadere il loro territorio, oppure quando si dovevano avevano dei diverbi fra le varie tribù. La città è in pianura. Io di questo ne sono certo perché ho avuto un'esperienza diretta
Seghino, quando ero direttore degli scavi di Seghino. Sotto lo strato della città romana, facendo il restauro di una casa, abbiamo trovato l'insediamento sannitico. Quindi l'insediamento sannitico di Seghino non sta sulla montagna terra vecchia, ma sta in pianura, proprio perché la città aveva queste funzioni. Il trattugio dove passa? Passa a Seghino, dentro Seghino. Ecco, è sparita la parola. Come era organizzata poi anche, non lo sappiamo di dire preciso, però da questa mappa, che non ho fatto io ma ha fatto mio figlio che ci si è laureato questa cosa, vedete quella linea gialla? È l'andamento delle mura sannitiche della città di Poiana. Non si vede tutta quanta perché è inserita negli edifici, nelle cantine degli edifici. Soltanto una piccola parte è possibile vedere. Queste qua, queste si trovano a Marchetto Gentile. Poi in altre cantine è possibile entrare, però insomma è stato difficile fotografare. Se torniamo indietro, ecco. Questo è il lato, diciamo così, e poi ci stava il lato che andava verso la montagna. E questo l'abbiamo ritrovato quando ho fatto il restauro della. Sant'Elena e Martino. Se io non l'ho portato a farvelo vedere e molte cose non ve le faccio vedere, ve le dico soltanto perché vi voglio stimolare ad andarci direttamente. Abbiamo ritrovato la chiusura del muro. In quell'occasione abbiamo fatto uno scavo archeologico in tutto il piano terra del vescovato e abbiamo rinvenuto 2500 anni di storia in 200 metri quadrati di spazio. Quindi dal periodo sannitico abbiamo ritrovato il periodo romano, il periodo medievale, fino ad arrivare ai giorni nostri. Ecco, passiamo adesso al periodo romano. Questo è sempre uno studio fatto da mio figlio, che ha ricostruito un po' l'andamento della città romana, in epoca romana. Vedete, fate in casa una cosa, la linea gialla entra in città e poi riesce tranquillamente. Quella linea gialla era l'andamento dell'antico trattugio, che non è quello che passa per il corso dei tempi, ma passa sul. Allora, passava per la famosa, ormai famosa, famosissima strada romana che è stata ritrovata sotto il livello del fiume Calderati. La strada, questa strada è importantissima perché, almeno a quello che si sa fino ad oggi, è la seconda strada di questa ampiezza, stiamo su 10,40 m. E, insomma, soltanto un'altra strada romana, non so dove si trova, è leggermente più grande, più bassa di questa. Perché? Ecco, ritorniamo a quella di prima. Vedete com'è l'andamento della città romana, che è sicura, quella in rosso, quella in giallo, insomma, è un po' incerta. Era una città grandissima. Pensate che voi sicuramente siete stati a Seghino, no? Avete visitato Seghino. Seghino è formata da quattro insule, cioè a dire quattro quadrati. Uno, due, tre e quattro. Questa è la città di Seghino. Poi hanno, almeno per quello che se ne conosce fino adesso, di insule ne ha 48. Insomma, provate a immaginare di quanto fosse stata più grande questa città di Seghino. Seghino in realtà era un centro veramente piccolino e probabilmente non era nemmeno tanto abitato. Su questo si potrebbe fare un'altra chiacchierata. Però, insomma, voglio dire, le città importanti erano di questa dimensione, non come quella di Seghino.
paese mio. Ecco, ultimamente, l'avrete visto tutti quanti, no? Hanno rifatto la linea del metanodotto e è stata fatta una convenzione fra l'ENI e la sovrintendenza archeologica proprio per verificare la presenza di reperti archeologici nella piana. Questi reperti sono, diciamo, a un chilometro, 2 chilometri da qua, e probabilmente si riferiscono, alcuni dicono a cose sacre, edifici sacri, molti altri, fra cui me, dicono che invece possono essere riferiti a delle fattorie di epoca romana. Ecco, questo è un altro esempio. Quindi voglio dire, la piana di Boiano non è che la vediamo adesso e la vediamo tutta verde, manco un murandino gli stanno a 2-3 metri di profondità, evidentemente c'è stato un dilavamento di terreno che ha ricoperto tutto, e quindi ecco. Il cristianesimo è stato, io sto andando così perché poi non mi voglio dilungare più di tanto. Il cristianesimo è stato per Boiano un momento veramente di grande interesse. Questa è quella che vedete, è l'iscrizione paleocristiana, la prima iscrizione paleocristiana ritrovata nel Molise, e si riferisce alla sepoltura di un bambino che si chiamava Probiliano. Voi direte, qual è la differenza tra un'iscrizione romana e un'iscrizione paleocristiana? È la data della morte. Questo bambino è morto a marzo del IV secolo dopo Cristo. Per i cristiani questo era un distintivo molto particolare, perché finiva la vita terrena, la data della morte era la data della vita eterna. In questo periodo probabilmente fu istituita la diocesi di Boiano, però il primo vescovo di cui siamo a conoscenza è del 501 e si chiamava Laurentius. Ecco, dopo la caduta dell'impero romano, da noi sono arrivati, hanno cominciato a venire, come dire, i popoli, i barbari, no? Quelli che nel discorso ci hanno insegnato frementi, le orde che distruggevano, niente di tutto questo, l'impero romano è caduto da solo. Non c'è stato bisogno dei barbari. I barbari non hanno fatto altro che, chiamiamoli barbari per modo di dire, non hanno fatto altro che sostituirsi alle magistrature romane e quindi diventare i padroni del territorio. In questo periodo che succede? Succede che intorno al IX secolo c'è stata un'invasione, vi racconto la cosa, nel 667, quindi i Longobardi si erano già insediati nell'Italia del Nord e nell'Italia del Nord adesso. Nel 667 per poi accade un evento importantissimo. Un certo Alzecone, con la sua tribù, si sposta dalla Pannonia, cioè dall'attuale Romania, Bulgaria, verso l'Italia, in cerca di territori dove potessi insediare e continuare la loro vita, insomma, cambiare, fare una decisa, come dire, un deciso cambiamento di vita, cioè passare dal nomadismo a una vita stanziale. Allora, Longobardi, anche loro,
vanno a Maglia, che era il, dove c'era il re Longobardo, e chiedono un territorio dove potersi insediare stabilmente. Il re Longobardo li manda dal duca di Beneamento, da Romualdo, che era suo figlio. Questi arrivano a Beneamento, Romualdo gli assegna un territorio. Un territorio che ricomprende gli antichi municipi di Sevigno, Boiano e Isernia. Quando loro sono arrivati, si sono fermati, ma non hanno istituito il loro castaldato, cioè a dire la loro amministrazione, né a Sevigno né a Isernia. Hanno preferito Boiano perché probabilmente sembrava loro più adeguata alla vita che avrebbero voluto continuare a fare come popolo stanziale. Quindi hanno formato questo castaldato. Attenzione, i castaldi non erano dei feudatari, erano degli amministratori del duca di Benevento, cioè loro amministravano il territorio per conto del duca, non per i fatti propri. Comunque si sono insediati. Nel VIII, IX secolo è successo che dalla Puglia, dove c'era un califfato arabo, delle squadracce di musulmani hanno fatto irruzione nel nostro territorio. E allora le persone per difendersi sono stati costretti ad andarsi ad arroccare sulle montagne, ed hanno dato inizio a un fenomeno particolare che si chiama il fenomeno dell'incastellamento. Boiano è uno di questi esempi, ma è un esempio ancora più importante, perché all'incastellamento è susseguita la formazione di Civita Superiore, però si è conservata la tradizione della città di Valle. Perché? Civita Superiore, secondo voi, perché si chiama Civita Superiore? Perché la Civitas Superior, quella che sta in alto, la città superiore. La Civitas Inferior invece era rimasta in basso. Allora, che era successo? Che nella Civitas Superior si era insediata l'amministrazione territoriale, quella civile. Nella Civitas Inferior, Boiano, era rimasto quello che aveva sostituito, in un certo senso, la magistratura romana, il vescovo, che era circondato dai suoi ecclesiastici e dai monaci. Quindi per questo poi a Civita è stata costruita la grande fortezza, perché la fortezza non è soltanto il castello, badate bene, la fortezza è tutta la città murale di Civita, che aveva all'interno il castello. Questo è il castello di Civita visto dall'aereo. Come funzionava? Ma è quello successivo che questa è una ricostruzione che ho fatto io del castello sulla base degli elementi archeologici che sono stati studiati. Come funzionava? Aveva una grossa corte, che è questa. Questa si chiama la corte bassa ed è servita o ricetto, serviva per ricettare, perciò si chiama ricetto, la popolazione che si doveva difendere dalle aggressioni esterne, la popolazione civile. Una volta che avveniva l'aggressione, loro si chiudevano nel castello e avevano le strutture che potevano proteggere. Questa corte bassa, dalla corte alta, era divisa da un fossato. Il comune di Boiano ha fatto un errore grandissimo, no? Quando ha deciso di dare l'accesso a questo grosso monumento, e ha fatto dei sentieri che, dal punto di vista storico, fanno leggere il maniero
modo diverso da quello che era realmente. In realtà l'ingresso principale al castello sta di là, cioè sta verso Boiano. Bon, grazie alla ditta che ha lavorato con me nel restauro, abbiamo riaperto questo sentiero che è tenuto in buona manutenzione dai Bonati, che sono gli amici che si prendono l'obbligo di andare a pulire questi percorsi storici e poi tramandarli attraverso internet per fare vedere come veramente funzionava la cosa. Dopo il fossato c'era il settore comitale, cioè dove abitava il conte. Siamo in epoca normanna, stiamo parlando di Rodolfo de Movello, che dal 1053 è stato conte di Boiano. Non finito la storia perché dovremmo farne un altro per mezzo di confini. Dopodiché, dopo questa parte centrale, comitale, c'era la Corte Alta, dove probabilmente alloggiavano i cortigiani del conte. Uno dei fenomeni importanti per la città di Boiano, a voi sembrerà strano, il fenomeno ecclesiastico, ha avuto un grosso impulso fra il XII e il XIII secolo. È il periodo della fondazione di alcuni monasteri e sedi dei monaci cavalieri che si sono insediati massicciamente a Boiano. Vi ricordo. Avete mai sentito parlare? Sapete perché, per esempio, via San Bartolomeo, Culacci, in poche parole, si chiama così? Non lo sa nessuno. Si chiama così perché in quella località c'era l'ospedale dei Templari, i quali avevano assunto San Bartolomeo, patrono di Boiano, come santo protettore. Un altro insediamento templare, però, lo teniamo dall'altra parte della città, alla Trinità. Sapete dove sta la Trinità? Sta vicino l'ex tabacchificio. Quindi avevano una struttura all'entrata e una struttura all'uscita della città. Poi c'era una cosa che ho scoperto così leggendo, guardate un po', quelle fonti che dicevo prima, i Regesti Carlucci. Mi ritrovo nei Regesti Carlucci l'ospedale di Alto Pascio. Che cosa era Alto Pascio? Era un altro ordine monastico cavalleresco, forse il primo fondato in Italia. Stiamo nel 1210. Erano i cavalieri del Tao, cioè erano dei monaci che avevano deciso di difendere i pellegrini che si recavano in Terra Santa attraverso il tratturo con le armi e di tenere in manutenzione i ponti e le strade proprio per facilitare questo spostamento. Dove stava l'ospedale? L'ospedale, voglio dire, non è l'ospedale come lo intendiamo noi, era una serie di edifici che servivano per ospitare i viandanti che si spostavano su questa grossa strada, il tratturo che dicevo. Si trovava alla Prete Caduta, dove c'era la chiesa di San Jacopo, si chiamava San Jacopo alle Prete Cadute, no, alle Prete Disrubate. E San Jacopo era il loro santo protettore. Dopo dei cavalieri del Tao, abbiamo i cavalieri che sono rimasti a Boiano fino al 1805, i cavalieri di Mansura, che prima si chiamavano i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, cioè San Giovanni di Gerusalemme. I cavalieri di Malta si sono chiamati dopo nel 400 quando si sono insediati a Malta, ma prima si chiamavano i cavalieri di Gerusalemme. Dove stava? A San Giovanni. Sapete dove sta San Giovanni? La strada che va a Cipro, sopra Santa Maria dei Giorni. Poi ci sta.
stanno in monasteri. Abbiamo testimonianza della presenza di un monastero di San Benedetto, distrutto già nel XI secolo. Abbiamo la testimonianza della presenza di un monastero femminile dei Benedettini, che si chiamava San Martino delle Monache, distrutto nel 1200, non si sa per quale motivo. Poi abbiamo gli altri monasteri di cui abbiamo trovato testimonianze più concrete. Santa Maria dei Vicoli, che si chiamava Santa Maria del Vivario, che fu fondata da un certo Alessandro da Boiano nel 1324. Alessandro da Boiano è un personaggio importantissimo che, diciamo, quasi sconosciuto dalla storiografia locale. Probabilmente lui è stato uno dei primi feudatari di Boiano dopo che gli Svevi furono sopraffatti dagli Angioini. Infatti lui si chiamava in realtà Alessandro Capuano da Boiano. La famiglia Capuano ha detenuto il feudo di Boiano per circa 200 anni. Allora, che ha fatto Alessandro? Prima di morire, nel 1223, fa testamento e dà incarico alla moglie di donare la chiesa di Santa Maria del Vivario, che precedentemente era dei Benedettini di Benevento, alla congrega sempre benedettina di Monte Vergine, però con la clausola che intorno a questa chiesa fosse fondato un monastero. Allora lui è morto nel 1224, e nel 1225 il monastero già funzionava. Non erano quelle opere pubbliche di uno, ma si faceva subito, perché la popolazione, che era entusiasta di avere questi monaci nel proprio territorio, faceva donazioni, ma donazioni non di soldi, di terreni, di territori. Poi abbiamo il monastero di Sant'Agostino, che si trovava in via Sant'Agostino. Voi sapete dove stava via Sant'Agostino, ma manco per lì. Via Cavallini. Il monastero di Sant'Agostino aveva a fianco anche il suo ospedale. L'ospedale di Sant'Agostino è dove stava la prenda. La stava. Abbiamo i segni del Settecento che ce lo dicono chiaramente. Poi abbiamo. Il monastero che a noi ci interessa. San Martino della Maiella. Sapete dove stava il monastero di San Martino della Maiella? Stava a Maiella. Come si è formato questo monastero? Si è formato perché noi abbiamo avuto nel Molise un grossissimo personaggio, un personaggio immenso per la storia ecclesiastica d'Italia, un certo Celestino V, che si chiamava Pietro di Angelerio, che era nato, alcuni dicono a Misernia, ma io ci credo poco, altri dicono a Sant'Angelo di Cosa, ed io ci credo molto. Voi mi chiederete perché ci credo molto, ma per una serie di motivi, perché il documento che attesta la sua nascita è Castello di Sant'Angelo, non è Castello di Segni. E poi perché lui, quando è diventato, per diventare frate, ha frequentato il monastero che stava di fronte a casa sua, di fronte a Sant'Angelo di Riposa, il monastero di Santa Maria di Faietro. Santa Maria di Faietro, esiste un documento che ce lo attesta, ed è un'iscrizione che sta sulla chiesa, e questo monastero è rimasto purtroppo soltanto la chiesa, e in cui si dice che Pietro, frate Pietro, era stato abate di quella chiesa, di quel monastero. Che succede? Che a noi Celestino V ci è stato presentato come il Papa del Gran Rifiuto, non è
Dante, quando scriveva queste cose, non si riferiva a Celestino V, ma si riferiva a Pilato, a Ponzio Pilato. Perché Celestino V è stato un personaggio anche importantissimo. È stato, diciamo, un San Francesco nostro, un rivoluzionario della Chiesa, uno che ha combattuto il mondo ecclesiastico nella sua ricchezza. Lui era, amava la povertà e voleva vivere da cristiano normale. I cristiani, voglio dire, professano la povertà, la carità, e lascia il suo monastero nel 1244 e se ne va presso Sulmona, alla Maiella. Nello stesso anno, evidentemente, la fama di questo monaco è aumentata di molto e ha avuto un'accoglienza eccezionale, tant'è che da due o tre frati che lo coadiuvano sono diventati centinaia di frati, ma nel giro di pochissimo tempo, come era successo con San Francesco, no? Che nel 1223 fonda il suo ordine e nel 1226 a Boiano già ci stava il convento di San Francesco, e nel 1290 a Boiano già ci stava il monastero di Santa Chiara. Cioè, voglio dire, ha avuto la stessa importanza di San Francesco, soltanto che lui era un abate francese, non aveva nemmeno prete, cioè non diceva nemmeno messa, questo sì invece. E allora, nel giro di poco tempo, la sua congregazione fu definita la congregazione dei frati moroniti, perché il suo nucleo di origine era il monte Morone. Questo fatto di amare la povertà gli è stato fatale per un certo periodo, perché il Papa, che allora risiedeva ad Avignone, siamo già nel 1273, ha minacciato di chiudere, di sopprimere l'ordine. Perché? Perché lui, essendo un poverello, ha accolto fra le sue fila anche gli eretici, quelli che per la Chiesa erano eretici, ma che per noi cristiani erano i veri cristiani, i fraticelli, cioè quelli che seguivano alla lettera la regola di San Francesco e che vennero perseguitati dalla Chiesa. Allora si andarono a rifugiare da Fra Pietro nei suoi eremi. La cosa ci ha coinvolto anche noi di Boiano, perché nello stesso periodo c'era un gruppo di fraticelli anche a Boiano. Si ricordano anche i nomi di questi qua: una certa Maria, una certa Beatrice, poi i maschietti non me li ricordo, che furono perseguitati anche loro. Però, insomma, anche loro furono, voglio dire, accolti dai moroniti. E allora, questo frate si fa la sua bisaccia e va a Avignone a chiedere spiegazioni al Papa. 1273. Non si sa che cosa si dicono i due, sta di fatto che il Papa gli concede di continuare a gestire la sua congregazione. Ritornato in Italia, la congregazione dei Celestini, non si chiamavano ancora dei Celestini, ma dei Moroniti, si espanse in un modo travolgente. Nel giro di pochi anni furono edificati 35 monasteri, fra monasteri veri e non. Nel Molise, nel 1276, fu fondato il primo monastero moronita, Isernia, Santo Spirito di Isernia, che per fortuna loro conserva ancora i muri della chiesa. Qualche anno dopo, il secondo monastero
dei Morromiti a Boiano. Da una famiglia nobile di Boiano e anche che aveva al suo interno parenti ecclesiastici. Lui era stato arcidiacono della cattedrale e fu nominato vescovo. Allora i vescovi non li nominava il Papa. E nel 1290 che fa? Chiama il priore del monastero di San Giovanni di Africina, che si chiamava Tommaso Valopere, e gli affida una chiesa che si chiamava San Martino di Boiano, ex famiglia, cioè in qualche modo i Morromiti erano, diciamo, gli amici, quindi non avevano contatti diretti con la popolazione. Nel 1290 fanno questa operazione, la donazione della chiesa, a condizione che fosse costruito un monastero. Naturalmente, le donazioni aumentarono, e la maggior parte di queste donazioni casualmente venivano fatte proprio nel territorio di Castellone. La chiesa e il monastero ebbe la denominazione di San Martino della Maiella, in ricordo della Maiella dove era stato fondato l'ordine. Voi che siete di Castellone, la maggior parte di voi, sanno benissimo che la maggior parte del territorio di Castellone si chiama Terra di Maiella, vero? Per questo motivo, perché erano i terreni che erano stati tornati al monastero. Io attraverso questi documenti sono riuscito a ricavare le denominazioni di queste località dove erano state fatte le donazioni. Tanto per dire, pure a Montevideo, lo stesso, c'erano le donazioni a Montevideo. Casale. Ecco, la frazione vicina a Peduscia. Pascoli, di Pascoli. Vado e guardo. Le casalinghe. Le casalinghe. Dice che la cosa? Le casalinghe. Le casalinghe. Le Corzulane, Cornezzana, San Giacomo. Ce ne stanno anche altre. Ma queste stiamo ancora. E poi siamo, per esempio, arrivati nel 1545 in un inventario di Santa Maria del Vivario, dove venivano descritti i beni di Santa Maria del Vivario che confinavano con altri beni. E quindi in quelle località questo monastero aveva altri possedimenti. Tipo lì, Macchio. La Macchia di Francesco. Vabbè, qua siamo nel 1500, qualcosa è cambiato. La casa della Madonna, qua. Lo Corignano. Lo Vallone del Confine. Confuso. Poi nel 1724, sempre da un inventario di Santa Maria del Vivario, abbiamo anche queste altre. La Grotta Colombare. San Donito, Campi Marzi, Fiumiseo, Pastiglioni. Questa è la seconda volta che appare il nome di Castiglioni. Macchia, Seu, Castiglioni. Evidentemente a Castellone c'erano i boschi, non c'era niente, i boschi. Poi Vallone della Confina di Zapassi. Valle Salvo, Vallone della Confina, Seu, Cepellone e Bastianardo, sempre qua. Poi nel 1738
altre località, tipo le cocchie, il rio, le macchie delle medicagne e la pianta. Insomma, come vedete, la maggior parte di questi possedimenti erano qua a Castellone. Erano casa.
casette quasi, sia quelle di Santa Maria dei Liguori che quelle di Maierta, per cui una volta che si sono venduti tutti bene, insomma, è sfasciato tutto, dice di Roma. La decadenza, quando è cominciato a decadere questa istituzione religiosa importantissima? Siamo già nel 1633-1640, in cui nella Relatio ad Limina del vescovo Pietro De Filippis si riferisce che nel monastero di San Martino della Maiella, dove aveva già cambiato nome, si chiamava San Pietro della Maiella, c'era soltanto un frate, quindi i 12 frati che erano già persi. Poi c'è stata nel 1652 la bolla di Innocenzo X che sopprime tutti i monasteri virtù. Nel 1744 esiste solo la chiesa che divenne grangia del monastero di Santo Spirito di Segna. Da quel momento si sono perse le tracce di questo monastero e nel 1807 i beni ecclesiastici, come sapete tutti, furono venduti e quindi acquistati generalmente dalle famiglie più danarose della città. Per questo motivo noi abbiamo a Castellone delle località che le ricordano queste famiglie, cioè a dire i Chiovitti, i Pallotta, i Nardone, qualche altro. I Volpe. I Volpe erano una derivazione dei Nardoni. Andiamo un po'. Io generalmente divido la storia di Boiano in due grossi periodi. Il periodo che parte dal periodo sannitico fino a una certa data, cioè il 1456. Voi vi chiederete perché? Nel 1556, il 5 di dicembre, c'è stato un terremoto, ma di quelli veramente, altro quello che ha fatto a Natale, è stato un terremoto, pensate un po', che Boiano contava all'epoca, contati, 1350 persone. Il giorno dopo il terremoto se ne contarono soltanto 50. Praticamente perì l'89-90% dell'intera popolazione. Pensate, questa città completamente distrutta. Fu il momento in cui i grossi monumenti della città, che era stata la capitale del Sannio, la capitale della contea normanna, andarono persi. La cattedrale fu uno di questi monumenti che fu distrutto totalmente. Guardate queste immagini, sono bellissime. Questo rappresenta un grifone che alzava, facevano parte, vengono avanti con l'altro, delle formelle che racchiudevano il portale della cattedrale, molto simili alle formelle della cattedrale di Benevento. Quindi in questo caso sono state riutilizzate nelle murature di oggi. Questa invece, che fa parte dello stesso ciclo, la troviamo proprio in te. Flaviano, che è venuto spesso con me, se la ricordo. Vai avanti. Questa è la cosa che a me piace di più. Questo per dimostrare come si sono dispersi queste decorazioni della cattedrale in tutto Boiano. Questo si trova in via San Bartolomeo ed è una cosa eccezionale. Sono due elementi, quello di sopra, se voi lo vedete bene, poi lo vedremo in particolare, rappresenta i 24 miliardi dell'Apocalisse, che chi è religioso, insomma, legge la Bibbia, sa che roba è. Insomma, sono questi saggi che si tolgono la corona per offrirla al Cristo. Se voi vedete bene, come la spiego, queste figurette che sembrano
Guarda le cose del genere. Sono proprio questi medianti che offrono la colonna a Cristo, che era un di questa mandorla rotta, che è retta da due angeli, che è sopra. Invece abbiamo un altro gabinetto che rappresenta due uccelli che peccano i frutti di una mamma. Quest'ultima decorazione la ritroviamo pari pari, però realizzata in modo peggiore di questa, nella cattedrale di Caserta. Vai avanti. Adesso vi faccio vedere. Ecco, questo è un particolare dei veglianti della Provenza. Guardatela bene, riuscite a vederci qualcosa? Se voi l'andate a vedere da vicino, io mi sono emozionato la giornata intera, perché non ci avevo mai fatto caso, e sembravano delle nuvolette messe là, non mi sono mai soffermato a guardare. Poi una collega storica dell'arte mi ha detto: Mario, ma tu sei andato a vedere veramente che cos'è quella roba là? Vai a vedere che troverai questo. Quindi ci sono fermato una mattina e l'ho visto. Anche uno che fa questo mestiere, insomma, ci passa. Oh, questa è la fontana dei Patrizi, ripulita sia dal Cairo che dai monatini di Boiano e dai volontari, naturalmente. È una fontana molto importante per la storia di questa contrada, perché era una preparatoria che si trovava nei pascoli dei Patrizi. Noi in questa zona la chiamiamo Patrizi con la Z. In realtà nel 1525 si chiamava Patrizi con la S. Però sulle carte si chiama Patrizi, voglio dire, no? E niente, è nota perché nel 1525 furono redatte le capitolazioni. Le capitolazioni erano degli accordi che si stipulavano fra i feudatari e le università, cioè i comuni, per l'utilizzazione del territorio. Quindi furono fatte queste capitolazioni da un certo Enrico Pandone e l'Università di Boiano. In questa disputa, diciamo, per avere l'utilizzo di questa cosa qua, vinse l'Università di Boiano, per cui i pastori e i boscaioli della città furono autorizzati ad usare liberamente questo territorio. E naturalmente la costruzione della fontana, che è un po' più recente, era importante per loro, probabilmente prima di questa fontana c'era una fonte rustica, diciamo. Le conferme vengono. Questa fontana invece è stata costruita nel 1835 dal sindaco di allora, che si chiamava Felice Campanella. L'autore, il muratore, era Picchiello, la famiglia Picchiello. Me la sono andata a rivedere, era una famiglia di muratori dalla fine del Settecento fino al Novecento, insomma, ne hanno curato bene. Andiamo avanti. Questa è l'iscrizione. Un po' rovinata, ma insomma, siamo riusciti anche a interpretare. Vai. Ecco. Vi ho detto prima che nel 1807 i beni ecclesiastici furono venduti. Praticamente questa è una mappa
dell'anno dopo, 1808. In questa mappa non esiste né Castellone e né Monte Verde. Però che cosa è successo? 1805, torniamo qualche anno indietro, che cosa succede a quegli anni? Un altro disastro, un altro terremoto. Si contarono 142 morti. 142 morti vuol dire che quasi l'intero paese è andato distrutto. E allora succede che molte famiglie che avevano i loro possedimenti in questa zona qua hanno pensato bene, dice ma mo mi devo ricostruire la casa dentro un boia. Ma chi me lo fa? Tanto io devo andare a lavorare in campagna. Mi costruisco la casa. Dove c'ho i miei terreni? Davanti. E infatti nel 1876 si cominciano a vedere le prime case di Castellone. Prima esisteva soltanto questa chiesina, Santa Maria del Padre. Sta riportando una volta che evidentemente era già una che se l'era raccontata. Andiamo avanti. Quando questi grossi proprietari avevano acquistato i terreni, dovevano avere sui loro territori chi li lavorava. E allora, siccome erano dei grossi imprenditori, qua si tratta degli ovitti, hanno pensato bene di costruire per i lavoranti dei loro terreni delle case dove potessero piccoline, voglio dire, la cucina, la camera da letto e sotto la stanza. Queste erano case per salariati, fatti a schiera. È un esempio di architettura unica in questa zona. Andiamo avanti. Questa è sempre quella. Questa è un'altra cosa importante. Questo è il casino Nardone, si chiama. Vedete lo giallo? Quello giallo là nasconde dietro una serie di stanze, ognuna delle quali aveva il forno, il camino e la fornacella, il che ci fa capire che anche questo edificio era adibito per un utilizzo per i salariati, cioè per quelli che lavoravano in cantieri di Nardone. Questa qua è la vela del pozzo che sta vicino al palazzo. Vedete com'è consunta dalle porte che tiravano l'acqua sopra. Oh. Nardone, questo sempre è il caso di Nardone. Nardone era stato un canonico della cattedrale che però era il parroco di Sant'Erasmo. E allora, quando nel 1805 la chiesa di Sant'Erasmo ha avuto dei danni enormi, questo che ha pensato bene di prendersi alcune cose, così che erano murate nella chiesa, e se le portate nel suo castello. Avanti. Ecco, questo è il portale della chiesa di Sant'Erasmo. Se lo guardate bene, sia qua che qua esistono soltanto dei basamenti senza le coperte. Evidentemente il terremoto le ha fatto crollare. Ma è morto. Ecco, allora il canonico d'alto mi ha fatto il nuovo figlio di Luiz e me lo porta nel mio caso. Questo è un leone stiloforo. Quindi è stato sistemato da me.
Eccolo qua. È uguale a quello di prima. Vero? Ecco. Questa è una ricostruzione del portale di Sant'Erasmo fatta dal mio amico architetto Cimino, il quale, sotto il mio suggerimento, è andato a prendere i due leoni e ha fatto la ricostruzione di come doveva essere veramente il portale di Sant'Erasmo. Non è che si è inventato, eh? Lui ha fatto delle comparazioni con altri tipi dello stesso periodo. Allora, siamo arrivati alla fine. Questa è una veduta aerea di com'è il Castellone adesso. Avete visto che nel 1808 non c'era niente, nel 1876 qualche casa, adesso Castellone è così ed è diventato un vero nucleo urbano. Un nucleo urbano che è nato dall'esigenza della popolazione. Io a questo punto mi fermerei proprio di botto, perché essendo un periodo molto stretto, stiamo dal 1876 ad oggi, per la nascita di questa comunità, i veri realizzatori del borgo di Castellone sono stati il nonno e il bisnonno di Nicola, il nonno e il bisnonno del capitano, il nonno e il bisnonno di Mario. Quindi è una cosa recente, è una cosa che potete raccontare voi a me, non io a voi. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande o approfondire qualche altra cosa, sono a disposizione. Perché Santa Maria della Libera era una delle, io le chiamo divinità, a cui tenevano molti celestini, perché ricordava il fatto che era successo a Benevento quando ci fu l'assalto dei Sarracini. Sant'Aldemario, mi sembra che si chiamava, no, Sant'Abbato, che chiese ausilio alla Madonna, gli apparve la Madonna e questi furono ricacciati. Da allora esiste il culto della Madonna della Libera, che fu preso pari pari dai celestini. Che pure Cerce Maggiore ce l'ha. Sì. Allora, i cognomi di Castelli. Questo per dimostrare come i castellonesi di oggi non hanno avuto origine a Castellone, ma poi hanno. Allora, abbiamo per esempio i Malatesta. Io vi ritrovo, guardate il caso, un Nicola Malatesta nel 1368. Me lo ritrovo come abitante di Civita, però nel catasto mongiale del 1744 me lo ritrovo abitante a San Martino di Boiano, per Santa Martino davvero. Ecco, là trova la ragazza. Poi ci stanno i Sinibaldi, che nelle cronache il cognome non era Sinibaldi ma Siniballo, pure loro a San Martino, a Boiano. Poi c'erano i Marzilli, questi non sono riuscito a individuare dove abitavano, però esistevano già nel 1584. I Pitosci,
I Pitosci abitavano a Santa Lucia, ma il cognome non era Pitoscia, ma era Petoscia. Petoscia, cioè anche Pietosi. Poi abbiamo Chiovino, abitavano a San Luigi, al suo portico e a Civita, sempre a quella. Poi abbiamo i Pulzone. Io dei Pulzone li ho trovati nel 300, però non sono riuscito a individuare dove abitavano nel 700. Però abbiamo un dato che esistevano già poi sia nel 300 che nel 1584. E poi abbiamo i Di Giorgio, che abitavano al suo portico, sempre a Pugliano. Quindi evidentemente fu quella la zona più colpita dal terremoto e si trasferirono nei loro campi. Con la legge l'avevo scritto, ma non la faccio. Ah, Nicolano. Sono presenti a Poia dal 1584, questa è la data di inizio, perché in quell'anno là incomincia la cattedrale di Poia a segnare il battesimo, perché sennò questi erano di più. E poi ho scoperto che nel 600 e nel 700 abitavano a Bicetto. Ecco, un'altra cosa importante, perché la frazione, Borghetto di Ceccanti, viene da un termine, c'è Bussani, cioè una pratica pastorale che serviva quando dovevano essere separati gli agnelli dalle pecore. Nel 700 questa cooperata di case veniva chiamata le terre di San Pietro, le case di San Pietro, cioè evidentemente erano le case che erano abitate dai pastori del monastero. Un poco più sopra di Ceccaglia c'è un'altra località, che io ci sono stato molti anni fa con Gaetano, il professore Gaetano, compiendo Gaetano Spina, il quale mi portò a vedere delle cose importantissime. Ritrovammo dei coloni di epoca medievale, dei mattoni con qualche iscrizione sopra, è una località in particolare che si chiama Cappella San Pietro. Quindi evidentemente insomma, la presenza di questo ordine monastico è stata importante per questa zona. Posso chiedere? Sì, come non posso. Mi sembra che fai nascere il castello tra 1805 e poi già. Ma prima, secondo te, non c'era già una presenza qui in Sicilia? Che era legato alla partenza del sicuramente, sicuramente sì, ma erano. Era proprio un'architettura classica per le chiese variate di questi latifondi
Giacomo Pallotta è stato l'ultimo cavaliere di Marta di Bologna. Quello del 1800. Sì, il papa di Giro, che si chiamava Giacomo. Sì. Vabbè, se ci stanno altre domande. Oreste, ci hai raccontato tante cose. Una curiosità, se è possibile ancora. Santa Maria del Parco di Poiano, perché si chiama così? Vuoi sapere qualcosa di Santa Maria del Parco? Allora, ci sono. Santa Maria del Parco, i primi documenti che ne parlano risalgono al 1517. Evidentemente, ma pure il nome di Santa Maria del Parco è particolare, perché fu eretta per volontà del vescovo Pandolfo, in quanto il terremoto del 1456 la maggior parte delle 58 chiese di Poiano furono distrutte, e allora i beni di molte di queste dovevano essere inglobati in una struttura ecclesiastica allo stesso modo, no? Allora al vescovo Pandolfo venne l'idea di costruire questa chiesa di Santa Maria, chiamata del Parco perché riuniva i beni di tutte le altre chiese che erano state distrutte. Non ci lasciamo trarre l'inganno dal portale di Santa Maria del Parco, perché probabilmente faceva parte di un'altra di queste chiese che erano crollate. Una delle frazioni di Castellone si chiama Cucciolone. Questo non lo so dire, me l'ha raccontato il suo, perché come ho detto adesso. Lui è andato a fare le basi sotto, anziché andare a fare la casa.